Buon pomeriggio, edizione straordinaria del nostro telegiornale perché in circa 45 minuti fa è arrivata una notizia in redazione arrivata dall'Inghilterra che è in ansia per la sorte della regina Elisabetta. In un consulto medico effettuato questa mattina nella residenza reale scozzese di Balmoral, i medici si sono detti preoccupati dello stato di salute della sovrana, che solo fino a poche ore fa aveva ricevuto la nuova prima ministra in inglese Liz Truss. Tra l'altro, i medici hanno fatto sapere di aver avvertito la famiglia reale di quanto sta avvenendo. Il principe Carlo e il figlio William sono già nella residenza scozzese. Tra l'altro sappiamo che i medici hanno detto che la regina deve essere sotto stretta sorveglianza medica. Il Regno Unito si preparava già da tempo a questa situazione ed evidentemente adesso con le notizie che sono arrivate dal primo pomeriggio c'è ampia preoccupazione. La prima ministra inglese Liz Truss ha fatto sapere attraverso un tweet di essere molto preoccupata, così come tutto il Regno Unito. Naturalmente vi terremo costantemente informati su quanto sta avvenendo in queste ore in Inghilterra per la sorte della regina, per cui salvo eventuali aggiornamenti del corso del pomeriggio, prossimo appuntamento con la nostra informazione sarà alle 21 con Dentro la Notizia. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.